Bentrovati con Zoom, l'approfondimento di Sesta Rete. Nel complesso museale di Santa Maria della Scala a Siena, fino al 15 gennaio 2017 sarà possibile vedere una mostra fotografica di grande rilievo sulla Prima Guerra Mondiale. La mostra Fotografi in Trincea, la grande guerra negli occhi dei soldati senesi, nasce da un lungo lavoro di ricerca che ha portato al ritrovamento di 22 archivi fotografici privati per un totale complessivo di oltre 2500 scatti e di 18 archivi cartacei composti da lettere, cartoline e diari. Da questo immenso materiale sono state selezionate 100 fotografie amatoriali riprodotte in grande formato, scattate da soldati senesi appassionati di fotografia durante i 41 mesi del conflitto. Attraverso queste suggestive immagini è possibile riscontrare che non si tratta di veri e propri reportage, ma di racconti della guerra, illustrati da giovani senesi attraverso le loro macchine fotografiche. È stato possibile inoltre isolare le figure di 36 combattenti, dal boscaiolo al futuro generale, passando per tutti i gradi della scala sociale, che ha permesso di ottenere un quadro attendibile dei personaggi sia per provenienza geografica che per estrazione sociale, aristocratici, borghesi, studenti universitari, artigiani e mezzadri. Dei 36 soldati partiti per il fronte, 7 morirono in combattimento per ferite o malattie, 2 furono congedati per le gravi offese fisiche subite, 27 tornarono alle loro case e ai loro affetti più o meno psicologicamente provati dall'esperienza bellica, ma senza menomazioni. Indossati di nuovo gli abiti civili, gran parte di loro condusse una vita anonima, il cui ricordo è rimasto confinato alla memoria dei familiari. Solo pochi hanno conosciuto, talvolta in modo effimero, talvolta duraturo, onori, fama e celebrità. Tutti insieme ritornano oggi a raccontarci le storie di quel terribile e grandioso momento, autentico spartiacque della storia contemporanea. La Grande Guerra, prima grande catastrofe del XX secolo, rivive nella documentazione fotografica per la massima parte inedita, custodita dagli eredi dei 36 giovani uomini di Siena e della sua provincia. Risultano assenti nelle immagini le crudeltà della guerra combattuta, ben presenti invece gli effetti dei combattimenti e dei devastanti bombardamenti di artiglieria, con i feriti, i corpi insepolti e le distruzioni arrecate all'ambiente e ai centri urbani. Un materiale eterogeneo e sorprendente,
lontano dall'iconografia ufficiale e in grado di documentare tutti i fronti della guerra 15-18, dal remoto scenario albanese al ben più conosciuto fronte dell'Isonzo, fino al fronte interno di Siena e della sua provincia. La guerra rivive anche nei brani tratti dai diari, lettere, cartoline e memorie conservate da ufficiali e soldati. Questi testi affiancano le immagini nel percorso espositivo e restituiscono la complessa polifonia dei sentimenti maturati nelle trincee, nei ricoveri e nelle retrovie. Ampliano la prospettiva dell'esposizione 15 dipinti di Giulio Aristide Sartorio, facenti parte dell'ampia collezione del Ministero degli Affari Esteri, realizzati tra il settembre 1917 e il giugno 1918, sulla base di scatti fotografici e di rapidi schizzi colti dall'autore sulla linea del fronte. Opere che conservano la freschezza e l'immediatezza dell'immagine fotografica da cui traggono origine. Ecco, alle mie spalle c'è un'immagine che in qualche modo testimonia il senso di tutta quanta la mostra. La mostra è basata sull'idea di raccontare la Grande Guerra con lo sguardo dei fanti, di coloro che sono andati, in questo caso 36 soldati senesi che hanno portato con sé la propria passione. 22 hanno portato la macchina fotografica e attraverso le loro immagini viene raccontata la quotidianità della guerra, non soltanto momenti drammatici di trincea, ma anche momenti di pausa, di relax, di amicizia come questo che vedete alle mie spalle. Arrivederci alla prossima puntata di Zoom, l'approfondimento di Sesta Rete.